Signori, eccoci qua. Questo video in teoria è una sorta di la controparte dei Black Metal Awards, insomma, chiamiamola così, perché oggi vi vado a consigliare non uno, non due, ma ben 15 album metal del 2023. I 15 album che mi sono rimasti più a cuore, che ho ascoltato di più al di fuori del black metal, ve li voglio andare un po' a consigliare perché c'è tanta bella roba anche al di fuori del black metal. Per chi non l'ha vista, c'è la live qui nel canale dei Black Metal Awards, dove appunto vi propongo 60 album di black metal. Se non l'avete vista, dovete recuperare. Oggi vi parlo appunto dei migliori album metal del 2023. Sono una quindicina, ci sono alcune special mention che purtroppo non sono riuscito a mettere nella classifica, però sicuramente vanno nominati appunto l'album degli Align, l'album dei Theocracy, che mi è piaciuto tantissimo, mi sono dimenticato quasi di metterlo in classifica, però ecco, diciamo che una special mention, diciamo che almeno special mention mi ha messo. L'album dei Serenity, comunque vi scrivo tutto qua sotto, che sinceramente non mi è piaciuto più di tanto, quello dei Serenity. Detto questo, raga, partiamo perché c'è tanto da dire, c'è tanto da raccontare anche qui. Allora, 15° posto vi porto gli Exandria con The Wonder Still Awaiting. Stiamo parlando appunto di Symphonic Metal, album uscito all'inizio anno che mi era piaciuto particolarmente. Purtroppo poi con il tempo è rimasto un po' lì, non l'ho più approfondito più di tanto. Fatto sta che appena uscito mi aveva colpito tantissimo ed è un album che vi consiglio se vi piace appunto il Symphonic Metal, se volete approfondire gli Exandria oppure comunque sia volete iniziare ad ascoltare Symphonic Metal nel 2024. 14° posto troviamo i Derdian con New Era 4 e Resurgence. Tra l'altro sono i maestri del power metal italiano, hanno fatto parte della mia adolescenza insieme a gruppi enormi come Rhapsody of Fire e Camelot, Ancient Bards anche ovviamente. Sono tornati e questo ritorno meriterebbe, se andiamo a vedere un po' come i Black Metal Awards, un miglior comeback, che era dal 2018 che loro non si facevano vivi. Si sono riusciti a rinnovare e stare al passo con i tempi, pur mantenendo sempre uno stile, un vecchio stile di power metal, appunto un vecchio stampo, quello proprio degli anni 2000, per cui se siete fan di quel tipo di power metal io vi consiglio, se non li conoscete già, e andatevelo a sentire se in caso ve lo foste perso. Riescono comunque a dire la loro nonostante tutto, quindi bravi 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 Derdian. C'è un altro gruppo italiano power metal che ha fatto uscire un album l'anno scorso, un po' diciamo underground. Sto parlando dei Draconicon. I Draconicon sono un gruppo di Roma, se non mi sbaglio, e su quest'album c'è da dire che è veramente da intenditori. È un album che fa fare un bel salto di qualità ai Draconicon, rivoluziona il power metal perché porta praticamente una contrapposizione tra tematica trattata e genere. In poche parole, il power metal, ve lo spiego in poche parole, il power metal è il contrario del black, la controparte del black metal, è un genere molto luminoso, un genere che dà speranza, un genere in cui l'eroe senza macchia vince sempre. Come dicevo l'altro giorno a mio fratello, il black è la controparte, perché non sempre l'eroe vince, nel black intendo, se vince c'è un ma. Ecco perché mi piace comunque anche il black sotto questo punto di vista. Qui troviamo delle tematiche trattate molto cupe, dure se così vogliamo dire. È come se uscissero dal power metal, dalle tematiche proprio generali del power metal. È un power metal classico e mi ricorda molto lo stile degli Elven King. Tra l'altro le orchestrazioni, c'è da dire che le orchestrazioni sono state curate da Francesco Ferrini. Quindi voglio dire, per chi non lo sa, è Flash God Apocalypse. In poche parole. Al 13° posto troviamo i Genus Ordinis Dei, altro gruppo italiano. Stiamo parlando questa volta di Symphonic Death Metal, con un sound che riconduce comunque sia al modern metal, quindi più o meno qualche spunto di metalcore, new metal, insomma il metal quello moderno che
si sta facendo piano piano strada, se così vogliamo dire. Qualche spunto, voglio dire, non è che è un bel salto di qualità anche da parte loro. Non che Glare of Deliverance fosse un cattivo album, anzi è un grandissimo album. Per chi non l'ha ascoltato, ve lo consiglio. Soprattutto rimane Glare of Deliverance comunque un pilastro per cimentarsi in questo genere. Per quanto mi riguarda, in questo caso, comunque per questo album abbiamo dei ragazzi che sanno quello che stanno facendo e lo sanno fare molto bene, a partire dalla composizione, da come viene lavorata la musica, dal mix, da come si comportano sul palco, perché li ho visti con i Flash God Apocalypse qualche anno fa, e soprattutto il loro lavoro sui social, perché veramente stanno facendo un buon lavoro ovunque, e c'è da veramente da dire che si stanno meritando il successo piano piano che stanno avendo. Mi dispiace un po' perché meritano molto di più Genus Ordinis Dei. Sicuramente avrei preferito metterli più in alto in classifica, però mi dispiace non averli messi più in alto. Comunque sono contento di averli inseriti nella classifica, così magari qualcuno in più può andare ad ascoltarli. Undicesimo posto, troviamo i Powerwolf con Interludium. Allora, questo album non è un flop ed è una conquista, se così vogliamo dire, perché purtroppo c'è da dire che niente di nuovo sul fronte Powerwolf. Se vi piacciono i Powerwolf, certo, li apprezzate per quello che sono, ed è difficile andare al di fuori per quanto riguarda loro. Per fortuna, appunto, non è un flop come Call of the Wild, che comunque sia qualche anno fa l'ho messo appunto nei flop. Lo stile è sempre quello di Powerwolf, come dicevo, ma in realtà alcune canzoni riescono ad uscire, tra molte virgolette, per quanto riguarda le tematiche, un minimo, perché se andiamo a prendere appunto Sainted by the Storm, che per alcuni potrebbe essere una precionata, secondo me non lo è. Il fatto di avere appunto una tematica simile a quella degli Alestorm, nonostante i lupi mannari chierici, secondo me è una ventata d'aria fresca. Anche se comunque non fa tutto l'album Sainted by the Storm, perché è solo quella la canzone in cui possiamo trovare un minimo di ventata d'aria fresca, però ci sono anche molti altri tormentoni come My Will Be Done, e poi c'è Midnight Madonna, che per me è la canzone migliore dell'album, che diventerà anche la vostra preferita se vi piace l'organo, se ascoltate Powerwolf, voglio dire. Non penso che non vi piaccia l'organo. Non il migliore album di Powerwolf, ma è un album che comunque sia scrive la storia di questo gruppo. Decimo posto, entriamo in top 10 e abbiamo Isla della Muerte dei Calico Jack. Ho già fatto una maxi recensione dell'album in cui vi spiego tutte quanti le canzoni, è un video abbastanza insomma, però andatevelo a recuperare, perché se volete ascoltare bene questo album bisogna un attimo capire che cosa si sta ascoltando. Comunque, tutto mi aspettavo dei Calico Jack tranne che riuscissero a fare un album migliore del primo, ma non perché non ho fiducia in loro, per carità, è perché proprio certi capolavori sono un po' difficili da eguagliare, se così vogliamo dire. Isla della Muerte arriva come una cannonata senza preavviso, proprio bam, qua in faccia è arrivata. Boom. Ottimo salto di qualità anche per loro, per i nostri piratoni. Finalmente hanno introdotto le tastiere, finalmente mixato molto meglio del lavoro precedente, soprattutto tracce che ti coinvolgono in modo incredibile. Se ve lo foste perso, come vi dicevo, c'è una mia recensione, ve la lascio in descrizione. Nono posto, troviamo un altro gruppo italiano, quasi solo gruppi italiani qui in classifica. Troviamo gli Elven King con Readers of the Rune Rapture. Questo è un album, diciamo, particolare. Sarò molto schietto, a me è piaciuto molto di più Divination di questo, ma c'è da fare veramente i complimenti agli Elven King, perché comunque è un album con uno spessore incredibile.
Ormai è impossibile, quando si parla di, appunto, le maggiori band italiane, non parlare di Elven King. Come dicevo, questo album ha uno spessore incredibile e vi voglio parlare, appunto, di... voglio prendere come esempio la canzone The Hanging Tree, perché vi fa capire, appunto, il lavoro che c'è dietro questo progetto, l'impegno che c'è proprio dietro questo progetto, perché qui stiamo parlando, appunto, non solo di una canzone da ascoltare e basta. Qui dietro questi ultimi album degli Elven King, soprattutto Rider of the Rune, c'è uno storytelling. Infatti The Hanging Tree è la canzone perfetta per farvi capire questo tipo di storytelling, perché c'è proprio una storia. Questa canzone ti racconta una storia, non ve la voglio spoilerare, però andate a leggere il testo se vi dovesse capitare di andare ad ascoltare questo album. Non solo appunto The Hanging Tree, c'è anche in Earthchant e in The Cursed Cavalier questo tipo di storytelling. È un album comunque di profonda introspezione, e prendo in questo caso come esempio The Revenant, che esprime l'importanza delle promesse non mantenute e delle parole non dette. Peso dei rimpianti, infatti, ce lo portiamo fino alla morte. Devo dire, un ottimo lavoro nel complesso. Allora, all'ottavo posto troviamo I Sirenia con 1977. E qui sinceramente c'è poco da dire. Quando nello stesso gruppo troviamo Morten Veland e Manuel Zoldan, abbiamo veramente creato il gothic metal. Quest'album trasuda decadenza da tutti i pori, a partire dalla copertina, ed ora vi spiego il senso di questo album, o almeno quello che io ho capito. Ci provo almeno. 1977 non è altro che la data di nascita, l'anno di nascita di Morten Veland e soprattutto anche di Emanuele. Il filo conduttore è il tempo che non può essere recuperato. Sogni infranti, un destino già scritto, la lotta incessante contro i nostri mostri, i demoni interiori, dolore, disperazione, il desiderio di tornare indietro e cambiare la nostra vita, qualcosa che non è andato bene. C'è tutto ciò che di brutto la vita ti mette davanti in questo album, ma c'è anche, oltre a questo, la voglia di combattere tutto ciò che di brutto ti mette davanti la vita. È un album, devo dire, molto personale e introspettivo. Per quanto riguarda poi il sound, ne ho già parlato su un reel su Instagram, se ve lo siete perso andatevelo a recuperare, perché c'è veramente da dire un sacco di cose sui Sirenia e sul sound dei Sirenia. È difficile dirlo in poche parole, perché appunto si apre un discorso enorme. Allora ragazzi, settimo posto, io vi giuro che io questo gruppo, questo album, non l'ho visto da nessuna parte, in nessuna classifica, e sono contento di essere uno dei pochi che l'ha messo in classifica. Sto parlando di Dislike to False Metal dei Nano War of Steel. Allora, il fatto che questo album non è stato introdotto in nessuna classifica è un male, ed è proprio per questo motivo che vi dico, per cui vi dico che Nano War of Steel in questo album, con questo lavoro, hanno fatto un ottimo lavoro, perché è proprio quello che dovevano fare. Quest'album doveva essere un pugno nello stomaco ai metallari, e per un certo punto di vista lo è stato. Ve lo dico proprio tranquillamente, l'album a primo acchito non mi è piaciuto, e questo è un bene. E questo è veramente un bene. Cioè, allora, in teoria alcune tracce ci sono che mi sono piaciute, sono veramente devastanti, tipo Sober, che sono io, Raga, Sober so io, un pirata sobrio. Cioè, la canzone è stile Alestorm, stile praticamente prendono per il culo i pirati sobri. Cioè, voglio dire, pensate che quest'anno sono già la seconda volta che nomino gli Alestorm e non hanno nemmeno fatto uscire un album. Questo album comunque va a fare satira su un sacco di cose, e elencarle tutte è praticamente impossibile. Comunque si va a trattare dai complottisti ai boomer, i palestrati, regà, c'è tutto, c'è veramente tutto su quest'album. E ovviamente è anche presente il nuovo tormentone dei Nano War of Steel, ovvero Disco Metal, che era un singolo, e c'è anche Pasadena, che è la canzone stile Sabaton. L'album, come dicevo, è clamoroso se se ne riesce a capire il senso
e si esce fuori dall'ottica metal, nonostante comunque è metal, ma c'è anche tanto altro. Ricordate una cosa: se questo album non vi piace perché è poco metal, vuol dire che siete proprio coloro che vengono presi per il culo in questo album, nella canzone appunto Metal Boomer Battalion, perché non serve essere boomer solo di età, Regà, si è boomer qui dentro, ricordatevi questo. Quindi, ripeto, c'è poco da dire, per capire Nano Oro Steel ci vuole solo un po' di impegno. Siamo arrivati al sesto posto della classifica del 2023 metal. Troviamo un altro gruppo italiano, ma non mi dire, un gruppo italiano che fa folk power metal, e non sono gli Helvenkin, sto parlando di Winterage, perché Winterage ci hanno portato un nuovo album in quest'anno e si chiama Nequia, non lo so, raga, scusate la pronuncia come al solito, spero sia, insomma. Allora, ma che razza di bomba hanno cacciato fuori Winterage? Siamo passati da un folk power metal molto semplice a un symphonic power metal con le palle enormi. Molto epico, a tratti quando serve riesce ad essere oscuro quanto il black metal, come appunto in Dark Enchantment. Nonostante sia cantato con voce pulita, io sono sicuro che questo è un album che può piacere tranquillamente anche agli amanti appunto del black metal. Un lavoro poi enorme, così sopraffino per incastrare bene le orchestrazioni, alle linee di violino, tutto ciò che si voleva costruire, cori, orchestrazioni, regà, è tutto perfetto, non c'è una virgola fuori posto. E poi regà, ma lasciatemelo di, ma che bucio di culo si sono fatti per creare le orchestrazioni, regà. Mamma mia, complimenti, e ancora non ho letto i testi, però sono sicuro che c'è tanta bella roba su cui ci si può lavorare. Grazie per questo album, raga. Ah, se vi piacciono andate a recuperare pure Harmonic Passage, ovviamente. Allora, raga, al quinto posto troviamo ennesimo gruppo italiano. Sembra quasi una classifica dei migliori album italiani, quando in realtà ce ne sono tanti italiani, ma non sono tutti. Troviamo Hermitage, da Room Assize, parte 2 dei Temperance. Mamma mia, puri Temperance, ma che razza di lavoro hanno fatto. Se ve lo state chiedendo, dov'è la parte 1? La parte 1 non è altro che una canzone che sta appunto nell'album Of Jupiter and Moon. È la canzone che conclude proprio l'album. Quest'album è perfetto per raccontare, per descrivere i Temperance di oggi, la loro evoluzione, quello che troviamo in questo preciso momento nei Temperance, come si sono evoluti. Io, regà, ve lo dico tranquillamente, cioè io i Temperance li seguo praticamente quasi dal loro esordio, e devo dire che questo è un ottimo compromesso tra i due periodi che abbiamo avuto di questo gruppo. Se parliamo poi di concept, ci andiamo ad infilare veramente in una tana di bianconiglio di una profondità enorme. Spero però di farci un video a parte prossimamente, perché c'è da raccontare una storia, regà, incredibile sotto per quanto riguarda questo album. Poi, regà, Christine Stark è veramente, a dir poco, fantastica. Non potevamo veramente chiedere di meglio dopo che se n'è andata Alessia. È un ottimo album modern metal melodico. Quarto posto, signori, troviamo i Gloryhammer con Return to the Kingdom of Fife. Raga, allora, alzi la mano chi pensava che quest'album potesse arrivare al livello di Legend Beyond the Galactic Terror Vortex. Adesso vi dico perché non avrei mai immaginato che quest'album potesse essere così bello. In poche parole, con la di partita appunto di Thomas, almeno per me era impossibile pensare ad un album così bello in arrivo appunto dai Gloryhammer. Però posso dire una cosa, è stato bello essere smentito, soprattutto in questo caso. Thomas non faceva i Gloryhammer. Sono veramente contento di questa cosa. Il progetto Gloryhammer è molto più di quello che
pensavamo, e sono contento veramente di tutto ciò. Questo album è veramente un crescendo di adrenalina, perché ha letto la storia, appunto, non poteva rimanere con Angus che è morto, portandosi appunto Zargodrax nel vulcano. Poi vabbè, tra l'altro, per quanto riguarda la storia di quest'album, è ancora peggio di ciò che abbiamo visto fino ad ora, e ce ne vuole per essere di peggio, perché regà, muore chiunque, un trono e spade, negli album precedenti. E comunque penso che dalla copertina si può capire quanto, insomma, no, quanto peggio può andare, insomma, quello che è successo. L'unica cosa che non ho capito bene è dove collocare questo album nell'arco temporale della vicenda. Rimane tuttavia un album sublime, tra i migliori album dell'anno. I Gloryhammer, regà, si riconfermano essere tra le top band power metal di questo periodo storico. Regà, moriano le bombe, moriano veramente le bombe. Quest'album io l'avrei messo al secondo posto, ma c'è da premiare un'altra band che secondo me ha spaccato veramente tanto 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 i culi. Terzo posto, solamente terzo posto per i Camelot con The Awakening. Tornano finalmente i Camelot, l'ultimo album che ci hanno donato risale al 2018. Sicuramente se la potevano battere, appunto, per il primo, non solo per il secondo, ma anche per il primo posto. Infatti piango veramente lacrime amare per questa cosa. Però vi devo dire che quest'anno al terzo posto si è collocato un capolavoro. È un capolavoro symphonic power metal non indifferente, con tematiche al di fuori del fantasy molto attuali, molto ragionate, ed ecco perché mi piacciono appunto così tanto i Camelot. Oramai stravolti dalla loro formazione originale, riescono comunque a stupire e a creare musica di un livello elevatissimo, veramente molto elevato. Qui ci sono nell'album ci sono un paio di feat niente male. C'è Tina Guo e c'è Melissa Bunny. E io i Camelot poi, regali, consiglio sempre, a prescindere, a tutti, ma soprattutto li consiglio ad un ascoltatore sensibile, una persona a cui piace sognare, ma comunque sia è una persona matura, gli piace sognare rimanendo comunque sia con i piedi per terra, a un pubblico adulto, a un gentiluomo, a un individuo a cui piacciono i mondi utopici, dove prima o poi, spero, forse ci ritroveremo e ci rincontreremo un po' tutti. Secondo posto, raga, per pochissimo non vince il miglior album metal dell'anno, una band che, raga, consiglio a tutti. Sto parlando appunto dei Locus Anime con Buio. E, raga, vi giuro che trovare le parole per descrivere quest'album, le parole non tanto per descriverlo, ma per rendergli giustizia a quest'album, è stato molto 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 difficile. Quest'album è stato concepito da artisti con un'anima veramente tanto 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 sensibile, ed è proprio per questo motivo che non è per tutti, o meglio, non tutti possono comprenderlo appieno e non tutti riescono a capire il senso di quest'album. E c'è da dire che sicuramente a mani basse questo è il miglior gruppo metal italiano dell'anno, punto. Punto. Cioè, non c'è niente da dire. Riguardo quest'album, sono sincero, ne potrei parlare per ore intere, ma quest'album è colmo di figure retoriche, anche a partire da cose meno scontate, un po' più nascoste, come appunto che non sono comprese nel songwriting. Per esempio, la copertina e il titolo. Buio, e poi troviamo una copertina luminosa che va in contrasto appunto con il vestito, diciamo, del soggetto. È palesemente un ossimoro, per non parlare poi della contrapposizione tra il genere che ci propongono e le tematiche trattate in questo album. Ma è proprio per questo motivo che questo concept funziona così bene, e non sarei riuscito mai a spiegarlo meglio se non con il melodic death metal. I testi sono ricchi di significato, di introspezione, e a tratti anche poetici. Poi, regà, cantare in italiano è una mazzata ai detrattori di quelli che dicono ma il metal è preferibile cantarlo in inglese, no?
no. Veramente, veramente, veramente fiero di voi. Uno dei gruppi, uno dei migliori gruppi italiani che fanno metal di sempre. Spero di vedervi live il prima possibile e chi lo sa, io ve la butto lì. Se state vedendo questo video, se state vedendo comunque sia questa classifica, se vi va, siete invitati nel canale per farci una bella chiacchierata, perché c'è veramente tanto e tanto e tanto da dire sotto questo punto di vista sull'album. Grazie di cuore. Al primo posto non potevo non mettere i Twilight Force con At the Heart of Wintervale. È un album fatto con la bacchetta magica, come del resto tutti quanti gli album dei Twilight Force. Mentirei se vi dicessi che non sono un fanboy dei Twilight Force, ma tanto già lo sapete. Secondo me è impossibile attualmente, su quello che ci viene proposto, trovare un album, un gruppo anzi, migliore di loro se sei una persona come me. Una persona a cui piace il lieto fine, una persona a cui piacciono gli scenari fiabeschi, i sognatori, quelli che vogliono vivere appunto nel loro mondo utopico. I Twilight Force riescono, almeno in parte, a farci vivere queste sensazioni, cosa che nessuno ci riesce a parere mio. Come ogni nuovo album dei Twilight Force, sono sempre restio, perché in poche parole dico sempre: ma sarà difficile superare l'album precedente, perché ci hanno dato veramente un capolavoro. Prima avevamo Dawn of the Dragon Star e prima ancora di questo capolavoro, perché è un capolavoro Dawn of the Dragon Star, avevamo un altro capolavoro a sua volta, ovvero Heroes of the Mighty Magic. È incredibile come i Twilight Force riescano a non sbagliarne uno. È incredibile. Come ogni loro album, non saprei scegliere la mia traccia preferita, anche se ce ne sono tante. E il fatto è che in questo album ogni singola canzone mi fa piangere veramente come una fontanella, per la bellezza del sound e dell'atmosfera ricreata. Queste canzoni appunto mi fanno pensare proprio alla purezza di cuore, all'eroe senza macchia, al principe azzurro. I Twilight Force mi spronano a essere proprio quell'eroe, quel principe azzurro. Mi spingono ad essere sempre più gentile. Sono per me proprio il modello giusto da seguire. Tra l'altro vi faccio notare che nella classifica di Metal Archives, degli album in generale, degli album metal del 2023, troviamo quest'album, e lo troviamo tra l'altro come miglior album power metal, cioè nel senso, tra tutti gli album, il primo album power metal che troviamo nella classifica di Metal Archives è proprio questo dei Twilight Force. Tra l'altro, se non mi sbaglio, è tra i primi 30, quindi voglio dire, non sono solo io che sta dicendo regà, andate a sentire At the Heart of Wintervale. Piccola cosa per concludere: la storia di Blackwold è da pianto assicurato, almeno per me. The Last Crystal Bearer sto parlando. Ci sarebbero anche qui tante cose da dire, ma non posso far altro che dirvi andate a sentire, perché è una canzone che spacca veramente. Soprattutto per quanto riguarda proprio il fatto che ognuno della band ha il suo posto nello storytelling della canzone, nello storytelling della storia appunto di Blackwold. Regà, è stupenda, a dir poco stupenda. Signori, io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se c'è qualche album che avete ascoltato, che siete contenti di aver sentito, oppure quali sono gli album che ti hanno incuriosito un po' di più, che vuoi andare ad ascoltare. Lasciate un bel commento e, se volete, lasciate anche un commento con la vostra classifica dei migliori album metal del 2023. Io, signori, non posso far altro che ringraziarvi di nuovo per avermi ascoltato. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, così, voglio dire, se pensate che me lo sia meritato tutto questo gran culo che mi sono fatto. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, e vi devo ringraziare veramente tanto per i 3000 iscritti. Arriverà presto lo speciale che vi avevo promesso. Grazie di nuovo, ci si becca in un prossimo contenuto. Ciao a tutti.